cosa evitabile tutte queste cose insieme, però c'era il 2 per 1. Il 2 per 1 su merendina e biscotti Mulino Bianco, sinceramente non si può dire di no, non si può. Purtroppo le offerte su di me funzionano, se sono vittima al 100% del marketing delle offerte, quindi non potevo lasciare lì solo dolci. Quindi so già che tipo di commenti riceverò a proposito. Vabbè, questo è lo scontrino, però era un po' scrafazzato. Allora, ho preso prima di tutto queste che sono delle tisane dell'Angelica. Io questa linea amo tutto di questa linea. Ci sono al pistacchio, alla vaniglia, al cacao, alla nocciola, in ogni modo al caffè, tutte mischiate, tutte buonissime. Questa volta ho preso cacao nocciola per il buongiorno, il buon umore, e cacao puro al 95%, e io queste so già che le amo, a dir poco le amo sinceramente, le compro e ricompro ossessivamente. In questo caso mi sto preparando all'inverno, perché so che in inverno bevo tantissimo tè, tantissime tisane, e quindi ecco, ottima cosa, mettiamola così, molto molto comode anche dopo i pasti o in mezzo al pomeriggio. Bevo tante tisane e queste per l'inverno sono sicuramente tra le mie preferite in assoluto. Poi c'era sempre il 2 per 1 su questi tubi della Ringo. Questi e io i biscotti Ringo li adoro, mi piacciono proprio tanto, da sempre, per sempre, e quindi veniva effettivamente un sacco di cose, ovviamente convenivano, e quindi ho fatto scorta di un sacco di cose che, ripeto, non mi servono, perché chiaramente non avevo un bisogno folle di comprare 2 tubi di Ringo. Però ho preso quelli alla vaniglia perché mi piacciono quelli al cioccolato, però preferisco senza dubbio quelli alla vaniglia. Poi sempre con la stessa offerta, però il cocco mi piace a prescindere, anche se è una cosa più estiva, e non l'avevo mai visto, non sapevo esistesse, quindi sinceramente sono molto molto curiosa. Ho preso in offerta un pacco di bucaneve, anche questi non era necessario, anche perché sono già piena di schifezze in casa, però i bucaneve della Doria sono troppo. Il pacco così, o forse un paio di volte, non di più.
Pochissime cose, tra cui a 99 centesimi il pan bauletto del Mulino Bianco, che io amo, ho scoperto un amore infinito per il pan bauletto, anche scondito, senza niente, crudo, così preso e mangiato. Amo molto anche il pan carré classico della Mulino Bianco, però è quello, lo mangio sempre grigliato, tostato e ripieno. Queste fette invece mi piacciono anche così. La carta di questo fa un suono rilassante. E l'ho sfruttato anche per prendere le olive sacla, queste già tagliate, affettate a rondelle, olive verdi denocciolate, affettate a rondelle, e io queste le apprezzo molto, soprattutto le utilizzo tanto per la pasta. Si possono